guardi, sono già 10 minuti che sta cosa non va, eh. Ha provato a chiedere al portiere? Beh, ora che aspettiamo quello là. Io sono al 6° piano. Dica lei come ci arrivo con le scale di ristrutturazione al 4°. Vabbè, io provo, chissà che vada. Eppure è andato. Siamo nel 2018, non vorremmo essere sticcato oggi. Tutto il tempo che fanno perdere. Non l'ho vista così impegnato. Anzi, non l'ho proprio mai vista. Da quanto tempo sta qua? Saranno 10 anni ormai. Non va, non so che dirle. Provo a chiamare i vigili o chi altro. Sapevo. Non vede che qua non va nulla? Ho roba da fare io, eh. Sti ignoranti. Sta scherzando, spero. Non so se ha capito che finché nessuno ci apre, noi due restiamo qui. E può continuare a stramaledirmi, ma io sono venuta ad aiutarla. A rubarmi tempo utile, semmai. La vita è breve, è già una mezz'ora che siamo qua. Da questa fretta per far cosa, poi? Ammazza, bella la sua vita deve essere. Senta, mi scuso davvero. Sa, il lavoro, la famiglia, non se ne può più. Mi creda sinceramente, adesso richiamo e vediamo di sistemare la situazione. Guardi, non si preoccupi. È che si tratta del solito affare, io non posso assolutamente perdere un minuto. Stando così le cose, io che posso farci? Guardi, sono cose che succedono. Anche io dovevo mettere giù le borse e poi andarmene. È la mia indole, io sono fatto così. Sempre di corsa, sempre di fretta. Però la sua fretta è strana. Va in giro velocemente, non per rincorrere qualcuno o qualcosa. C'è dell'altro. Scusi, ma io francamente non la seguo, eh? Tutto un tratto che è diventato mio psicanalista. Lei è frenetico in quello che fa. L'ho osservata in questi minuti. Adesso che è confinato qui dentro non sa da che parte andare. So benissimo dove andare, signor Freud. A casa mia, al 6° piano, a controllare come al solito che l'imbianchino abbia fatto il suo dovere. Non c'è una via di fuga qui in ascensore. Lei non ha fretta di arrivare. Senta, io sto iniziando a stufarmi. Ma di scappare. Da cosa scapperei, prego? Questo lo sa lei, mio caro. Ma di una cosa sono certa. Lei ha paura. E cerca di convincersi che evitare lo sfiorire della sua realtà possa sottrarla dalla bestia che la ossessiona. L'imbianchino che le viene a tinteggiare casa molto spesso, come ha detto lei, fa parte del solito affare. Ora, cosa teme? Ma lei è una sociopatica, lei è una pazza, ma veda di tirarci fuori da sto buco! È molto semplice, lei teme che il tempo le sfugga di mano. Ma che è, scema? Ma veda di chiamare i soccorsi e non mi rivolga più la parola! Arriveranno tra una buona mezz'ora, ci tocca aspettare. Così non risolve nulla. Provi a cambiare punto di vista. Siamo fermi e abbiamo tempo! Inesorabilmente. Vuole peggiorare le cose? Prego, faccia pure! Vuole sapere qual è la cosa più esilarante adesso? Continua? Non la sua reazione. Continua? Non la sua rabbia. Basta! Lei, indubbiamente. Una vita ad anelare quello che ancora non ha fatto e un'esistenza a pentirsi di quello che ha fatto già. Un eterno insoddisfatto potrebbe apparire agli occhi dei più ingenui. Purtroppo non si tratta di infantile insoddisfazione, né di volontà di migliorarsi. Nemmeno di uno sciocco hobby, in verità. Se un uomo si spinge a scappare dovunque, errante e fuggiasco, è perché ha paura. Che fa? Si ripete? Ha finito i buoni consigli, per caso? Questi non sono consigli. Sa benissimo di odiare la sua fobia. La bestia. E se realmente è così, perché si ostina a scappare? Correre stanca. Fuggire uccide, se non lo fa prima la paura. L'unico modo per sottrarsi a questa lotta incessante è ripararsi. Ripararmi non mi salverà. Ovviamente no. E allora perché stiamo a parlare? Se vivo ogni giorno sentendomi sempre più vicino alla fine, come posso essere felice di svegliarmi, camminare, lavorare, che ne so, respirare, fare qualsiasi cosa? E quindi aggiornare ogni aspetto della sua vita, riportarlo in buono stato, depurarlo dalla ruggine del tempo, come fa lei, non la fa stare in pensiero per se stesso? È così? Io vivo prendendo il meglio dalle cose che mi circondano. Errore! Si circonda di cose che pensa siano le migliori per lei.
È ben diverso. Io faccio in modo che il tempo non mi divori. Non sono così stupido da farmi falciare ad ogni occasione, né così sveglio da scavalcare i pericoli. E per questo non mi considero tiepido, solo realista. Realista fino a che punto? Se fosse consapevole della realtà, avrebbe già da tempo accettato che ogni uomo ha una sua data di scadenza. Io so solo che un giorno non sarò più qui. Per questo mi preoccupo di agire. Il suo non è agire, ma un triste rassegnarsi. Sapendo che prima o poi se ne dovrà andare, lascia che gli eventi scorrano, illudendo se stesso di esserne padrone. Poetico. Bello. Sì, bello. Allora c'è qualcosa che apprezza. L'ironia non le appartiene. Ed è qui che volevo arrivare. Ogni cosa ha in sé del bello, un qualcosa che attrae ognuno in modo diverso. Rende il poco tempo che abbiamo a disposizione pieno. Ancora? Basta! Il tempo va avanti lo stesso, che sia pieno, che sia vuoto. Sì, ma nel frattempo l'attesa non sarebbe più angosciante. Se mai un giorno arriverà a ritenere la sua esistenza completa, capirà la vita. Ma come? Lei ha detto che anch'io in ogni caso ho preso parte a questa bellezza. Se fosse veramente così, perché l'angoscia della fine non mi lascia mai? Vede che non ascolta. Ognuno di noi è in grado di percepire un non so che di armonia, di purezza, ecco, in ogni singola cosa, chi più, chi meno. E tutta la bellezza contenuta nei singoli è un tassello di qualcosa di più grande. Un mosaico di bellezza. Se lo vuole chiamare così. Sì, ma ammesso che questo bello esista, com'è possibile che qualcosa mi dia più tempo da vivere? Nessuno ha detto questo. Anzi, quando un uomo riesce a percepire la vera essenza delle cose, tocca il bello, lo fa proprio. Ed ecco è lì che avviene la meraviglia. Perché nell'attimo, nel singolo istante, quell'uomo è capace di comprendere il proprio limite, la sua morte e la soverchia. Eppure sa che per necessità dovrà morire prima o dopo. Si libera da ogni paura, capisce che la vera esistenza non è votata alla quantità, bensì alla qualità. Non 10, non 100, né 1000 anni basterebbero all'uomo insoddisfatto. Tante belle parole, però non ha risposto alla domanda di prima. Perché continua a temere la fine? Lei non ha mai saputo ascoltare il bello. Era troppo impegnato a fuggire e a non sapersi legare a niente e a nessuno per paura di doverlo lasciare. Se solo si fosse fermato un momento e avesse aperto gli occhi, avrebbe visto il bello. Il bello di stare fermi, calmarsi, respirare. Il bello delle cose che già aveva. Il bello dei parenti, del caldo della sua casa, delle sconfitte, delle soddisfazioni. Il bello che sta ovunque. Si sarebbe dimenticato, per un istante, di essere un uomo. Smetta di scappare. Le sto dando una speranza adesso. Senta quanto è appagante osservare il naturale sfiorire delle cose. Le foglie verdi diventare polvere, le rughe delle madri aumentare, i natali passare, sapendo che ora, nel preciso momento in cui le vive, sta davvero traendo ciò che in essi dura per sempre. Non avrà paura di morire. Avrà appreso il bello che dà loro esistenza e a lei vita. Non si tratta di volere le stelle, ma di apprezzare quello che esse hanno in comune con ogni altra cosa. Il bello.